Non vi faccio... Ma come fai a sapere che hai iniziato una diretta? Perché me l'ha detta. Stiamo informando i tuoi follower che hai iniziato un video in diretta. Ma non ho più follower. Allora, vi faccio una diretta. Non sono da sola, sono con la nana. E tra l'altro ho mezza faccia truccata e mezza no. Io sono... Perché mi stavo facendo lo shampoo e mi è entrato tutto il sapone nell'occhio. Sulla Madonna, io mi sto fatta diretta con mezza faccia struccata. Ma pure le labbra ce l'ho. Pure le labbra ce l'ho mezze struccate. No, vabbè. Vabbè, ma ci abbiamo. Comunque, allora, vi dico solo che prima mi fa a una canzone precedente. Ah, questa è la canzone mia di Vale. Ho detto vero, basta. Ma perché noi abbiamo le playlist, le nostre playlist. Cioè, non ce la posso fare, vi giuro. Aiutatemi. Comunque noi non abbiamo... Noi non abbiamo mai fatto una diretta nostra, mia e tua, esatto. Mai. Ma non abbiamo annunciato una cosa che io ti ho chiesto riguardo... Ho paura. È vero, però... Non è, cioè, se io dico solo quella parola che inizia con la D... Ma glielo diciamo? Glielo diciamo? Allora, praticamente, come penso tutti sapete... Che Veronica si vuole, anzi si sposa con Vale. Io, cioè a me, ha chiesto di fare la mia damigella d'onore. La damigella. Ovviamente il colore del vestito l'ho scelto io, come tutto. Ovvio, ovvio. Ti pare che io posso scegliere qualcosa con lei? Non esiste. No, ti ho detto, io ti dico il colore, che però non lo diremo. Incomincio a comprarti il rossetto da abbinare. E io, ma già ce l'ho il rossetto da abbinare. Beh, ovvio, è fatto. Che risposta, che domande, che risposta. Che domande pleonastiche. Ti adoro. Donna, raga, pleonastico rimarrà nella storia. Il pleonastico. Mi dovrei far fare... perché non avete visto che adesso tutte e due abbiamo questo bracciale. Aspetta. Lucia nella casa mi diede quel bracciale che questo ha lei. Bracciale che ho io con il cuoricino. Che ha molte mie foto e io le ho dato questo. Adesso, dato che quello era molto grande per me, c'è Valentina. Vale, ora data, dico tutto, data location. Non ti azzardare, Vale, è una surprise. Allora Lucia me l'ha fatto più piccolino. Perché se lo perdeva, perché è nana, lo sapete tutti. Sì. Me l'ha fatto più piccolino, io quello l'ho sempre portato e mi ha scritto una cosa, la posso far vedere una cosa? Vai. Si vede? Aspetta. Lì ci ho fatto scrivere sopra. Dentro? Dentro. La parola resta, perché lei resterà sempre, ormai chi la smolla più. Esatto, a chi non crede, a chi... Comunque ha imputato il fatto che... Oddio, scusate, non voglio parlare da sole. Visto che in tanti hanno detto che la nostra... La facciamo più tra di noi. Che la nostra è un'amicizia falsa, finta. Nata perché doveva nascere così. No, è stato anche detto che... Ma dai, lo sappiamo che le amicizie nei reality non esistono. Noi lo dimostriamo così per adesso. E stando insieme. E stando insieme, esatto. Quindi siamo iniziati a parlare pure insieme a lei. Mi rifai l'imitazione? Tua? Te la ricordi? Sta tremando con la gamba perché io tremo quando piango. Vabbè, però non fa ricordare di me solo che ho pianto. Ho capito, però c'è però... Vabbè, però manco a trattarmi così, però. Cioè, tu non diceva che piangevo io, però c'hai ragione. Non è che ti sei risparmiata, eh? Sì, lo so, c'hai ragione. Oh, che palpebre. Che state a fare? Che dite voi? Dove siete? Madonna, comunque non so se vedi che tipo i messaggi sono enormi. Ma come? Perché sono diventata un po' ciecata, devo fare la visita. E quindi ho dovuto... No, ma forse devo farlo anche io, perché io quando mi scrivono non leggo. E quindi ho ingrandito... Non date retta alle cazzate. Gina, vale. Grande, grande, Gina. E quindi ho ingrandito i numeri, le lettere, cioè la grandezza. Raga, è tipo enorme, cioè leggo tipo due commenti nella storia.
C'è anche il testo, se vuoi, insomma. No, vabbè, non facciamo questo singing in the direct. In the direct. Il singing in the direct, bellissimo. Chiamiamo Val a fare il singing in the direct. Comunque. Diventa 1000. No, raga, lo vogliamo raccontare. Dai, l'aneddoto. Sì. Allora, praticamente l'ultimo giorno era la mattina. Sì. Era la mattina della finale. E Valentina stava poco bene. Che sono Veronica. Ve l'ho detto, cioè, Valentina, no, raga, scusate. Con Veronica. E praticamente io gli faccio: cos'hai? Lei era nei suoi 5 minuti di pazzia e mi fa: quello che si dice in confessionale rimane fra me e il confessionale. Io tipo, ci siamo sempre dette tutto, ci siamo sempre dette tutto, infatti, scusate. E lei quando mi dà questa risposta io tipo: ma guarda sta stronza. E gli ho fatto: ah sì? E non ci siamo più cagate forse per un'ora. Poi lei ha capito e abbiamo fatto pace. Però perché? Cioè, cosa era successo in confessionale? Perché poi il grande fratello ha chiamato anche te. Raga, mi stai chiamando Filippo. No. Ehi. Vabbè, amore, bene, tu? Questo, comunque. Leggiamo un po' di messaggi, va, distraiamoci. E? Da paura, grande. No, sì, infatti, assolutamente. Non so cosa dirgli. Allora, salvate no, la diretta. Sì, si dice direct. Tanto... lo so, un direct. Tanto lascio anche... Come stai, Lu? Sto bene. Perché ho sentito, dai, vabbè, un po' tutti, così Alessandro, eccetera, eccetera. Vabbè, amore, sei comunque in diretta. Voglio vedere tutto gli studi e cose, cioè. Tanto, ma volete sentire me o la chiamata di Veronica? Magari allontanati.